Buenos días. Me gustaría hablar y tener esta relación en español, pero mi léxico es muy pobre y el argumento necesita de un léxico puntual y técnico. Así me hablo en italiano. Quiero y deseo agradecer por vuestro invito, por vuestra invitación, en particular al compañero y amigo Carlo Pilia, que tenemos una raíz común, tenemos el mismo maestro, mi maestro es tu maestro. Cuando fui joven, estudiaba el derecho civil. Desde 27 años son fiscal a los tribunales de Cagliari. Así me ocupo de delitos, de crímenes. El problema principal, no el único, es el problema del nexo de causalidad. Ahora me relacionaré. Vamos ad parlare italiano. Il tema del nesso di causalità è stato già trattato in maniera sintetica, ma assolutamente puntuale, dal professor Filippi, che lo ha individuato come uno degli argomenti problematici della responsabilità medica. E ne tratto ovviamente cercando di entrare rapidamente nelle pieghe del discorso, anche perché lo scopo odierno sarebbe quello di trovare una relazione tra meccanismi di mediazione tipicamente improntati all'autonomia privata, come abbiamo ampiamente sentito sia ieri che oggi, e invece i meccanismi di accertamento della responsabilità penale, dove la indisponibilità dei beni giuridici gioca un ruolo fondamentale proprio per considerare questi due mondi, se non incompatibili, come già ci è stato detto, perlomeno di difficile coesistenza. E il tema del nesso, differentemente a quanto José Luis ha relazionato con riferimento alla specifica colpa, è un tema che ha a che fare con la materialità del fatto e quindi all'accertamento del nesso materiale tra la condotta e l'evento, condotta sia attiva che omissiva. Si è già sottolineato che senza questo nesso, senza questa relazione, non può essere affermata la responsabilità penale. Nel codice italiano l'articolo 40 disciplina sia il nesso causale in campo di commissivo, sia il nesso causale in campo omissivo, fissando principi che ovviamente devono essere interpretati e valutati e che però hanno come regola e principio fondamentale quello della diretta relazione tra l'azione umana, intesa sia in senso commissivo che in senso omissivo, e l'evento che ne sia derivato. Naturalmente il problema è un problema di accertamento della responsabilità personale, prima ancora dell'accertamento della responsabilità sul piano psicologico, poiché l'accertamento del fatto materiale è il primo parametro insostituibile di valutazione della responsabilità. Come sottolineo in questa slide, si tratta di individuare la responsabilità per quel comportamento, per quel fatto, in quel preciso momento, e quindi al principio normativamente previsto dall'articolo 40 devono essere poi affiancati e individuati i criteri che riempiono di contenuti quel principio generale. Non è un caso perché la dottrina penalistica più attenta, con una immagine che mi pare particolarmente espressiva, sottolinea che il momento dell'accertamento del nesso causale indica l'incontro tra il criterio giuridico, che è quello di cui ho già parlato, e il mondo dei fatti. Mondo dei fatti che è regolato da scienze, da criteri, da massime di esperienza, che vanno quindi a riempire il principio. Il principio diventa quindi una sorta di contenitore che fissa la regola giuridica, che però va integrata attraverso la ricerca della legge che stabilisce la relazione causale in base alla quale può essere stabilita la penale responsabilità.
Il professor Filippi, con poche battute, ha già tracciato il tema. Il tema è come cerco e come trovo la causa, quali sono i meccanismi in base ai quali posso individuare la responsabilità. La teoria della condizio sine qua non, in base alla quale è causa di un evento qualunque fattore che, innestandosi sulla serie causale che lo ha prodotto, lo ha determinato e senza il quale l'evento non si sarebbe determinato, è il principio generale. Detto così potrebbe avere, ovviamente, potrebbe apparire come un criterio semplice. In realtà a questo punto si aprono a finestra una serie di problemi. Se la legge che regola quel fenomeno è una legge di tipo assoluto, è evidente che la relazione causale è di immediata percezione. Dato il fatto A, ne consegue sempre l'evento B. La relazione causale è stabilita dalla legge. Ma purtroppo questo non è sempre possibile, poiché le leggi scientifiche, in particolare quelle che regolano il fenomeno e l'attività medica, sono leggi non assolute, che quindi stabiliscono una relazione assolutamente bionivoca e unica rispetto tra causa ed evento, ma sono leggi cosiddette di tipo statistico o di tipo relativo, per cui un certo evento consegue in una certa percentuale di casi all'attuazione di quel comportamento. E il problema quindi in questo caso si moltiplica, perché non devo solo individuare la legge scientifica che regolamenta quel fenomeno, ma devo verificare in relazione alla percentuale, se ne è già parlato nella relazione del professor Filippi, se la percentuale scientifica tiene a che fare, mi limito a questa indicazione così generale, giusto introduttiva, con la verificazione di quel fenomeno. A questo punto quindi si pone un problema che è particolarmente complesso, perché se entro nell'ordine di idee di accettare che un certo fenomeno sia probabilmente causato da un certo fatto, devo anche accettare l'ipotesi che quel probabilmente abbia una sua gradazione, che dalla probabilità più elevata scende sino a una probabilità meno elevata, oppure sino al concetto di possibilità, che come sapete è l'estremo più basso delle relazioni causali e astrattamente possibili. E allora entrare in questo campo significa aprire a quel problema a cui faceva accenno poco fa il professor Filippi, di un'attribuzione di responsabilità su criteri percentuali, cioè probabilistici, sempre più bassi. Non è un caso che sino al 2000, in realtà la citata sentenza francese del 2002 è stata preceduta da queste tre sentenze che appaiono in questa slide, che sono già dell'anno 2000, sino al 2000 le sentenze della Cassazione Penale Italiana si occupavano di verificare la relazione causale appunto in base a percentuali che ovviamente avevano un tasso di opinabilità non rispetto alla legge scientifica che le aveva fissate, ma rispetto all'accertamento della responsabilità penale. A partire da queste prime rivoluzionarie sentenze, tutte e tre del 2000, dell'ultima parte dell'anno, si iniziò ad affermare il meccanismo di verifica della probabilità, fondato però non più su un criterio, diciamo, numerico statistico, ma su un altro criterio. Il criterio, vado un po' avanti perché voglio restare ovviamente nei tempi, il criterio al quale si iniziò a far riferimento fu quello che poi è stato già spiegato, il criterio della certezza processuale, collegata cioè all'alta probabilità in senso logico, che da cui il giudice può trarre il convincimento, questo sì certo, della responsabilità penale dell'imputato. Ricordo che stiamo parlando sempre o di morte, quindi la qualificazione dell'omicidio colposo, o di lesioni, la qualificazione di lesioni colpose conseguenti alla responsabilità medica, e quindi l'affermazione di questo principio, e cioè la probabilità a base di un meccanismo di attribuzione della responsabilità, ma non più calcolata secondo criteri numerici, bensì ancorata a quel criterio di certezza processuale cui facevo cenno, costituisce quindi un enorme passo avanti.
Si tratta cioè, come dice questa slide in basso, di accertare sulla base di un giudizio scientifico, ma nel caso concreto, non quindi facendo riferimento alla legge statistica generale regolatrice del fenomeno, ma facendo riferimento a quella legge, di quel fenomeno, di quel fatto. Ne derivano una serie di conseguenze. Poco fa si parlava, lo diceva il professor Filippi, del problema dei reati omissivi, perché sino adesso abbiamo discusso per comodità di reati commissivi, cioè un'azione che causa un evento lesivo, ma oltre l'azione c'è anche l'omissione. Nell'omissione, dal punto di vista tecnico, si opera un discorso diverso, esattamente uguale e contrario alla valutazione della causa nei reati commissivi. Nella valutazione della causa dei reati commissivi devi ipotizzare che senza quella causa il reato non sarebbe avvenuto, l'evento non si sarebbe verificato. In quelli omissivi devi aggiungere virtualmente, idealmente, quella causa omessa per verificare se l'evento si sarebbe ugualmente o meno verificato. Quella omissione quindi assume un profilo di rilevanza suo proprio, peculiare, tanto che l'articolo 40 lo collega a un obbligo giuridico di impedire l'evento. Proprio nella causalità omissiva si sono aperti numerosissimi meccanismi di accertamento e soprattutto criteri di individuazione, e proprio con riferimento all'omissione la sentenza francese ha detto l'ultima parola nel momento in cui ha stabilito che non si tratta di stabilire una percentuale, ma si tratta di accertare con la certezza processuale che esclude da ipotesi alternative causali dirette appunto a attribuire a una serie causale autonoma la responsabilità per il fatto, e che individuano in quel meccanismo preciso causale la rilevanza dell'omissione. Nel avviarmi alla conclusione, proprio per rispettare i tempi e anche l'uditorio, voglio sottolineare due aspetti. Se questo è il ragionamento giudiziario e il presupposto causale in base al quale si afferma la penale responsabilità, è evidente che, a parte la presenza di diritti indisponibili, sottratti alla libera mediazione, poiché appartengono alla categoria dei beni giuridici super individuali, è evidente che questo tipo di accertamento, rispetto al meccanismo di mediazione, ha pochissimi, se non ristrettissimi, margini di operatività, poiché dovendosi basare la responsabilità, o perlomeno il presupposto di essa, su criteri scientifici e su basi oggettive, diventa impossibile, se non, ripeto, al limite della impossibilità, fare in modo che questa mediazione possa individuare con quel grado di sufficiente certezza gli aspetti causali che abbiano dato luogo ad un evento. E ho sottolineato in questa slide, che chiamo i gemelli diversi proprio per rimarcare le differenze, che c'è un punto dove si potrebbe inserire un accertamento di questo genere, che è un punto che forse ai colleghi e amici spagnoli potrebbe suonare anomalo, ma che nel nostro ordinamento funziona così. Il nesso causale nel settore penale è regolamentato e interpretato in modo diverso rispetto al nesso causale nel settore civile, da cui il titolo I gemelli diversi. Sempre nessi sono, sempre cause sono, ma diversi sono i criteri di accertamento. E allora è evidente che in una causa penale, dove si discuta anche del problema risarcitorio, il principio civilistico, che come potete vedere all'interno di questa slide nel segmento di sinistra è il principio del più probabile che non, lascia aperta una strada di possibile mediazione molto più ampia rispetto al principio penalistico, che è la metà di sinistra, della sentenza francese, dove l'accertamento in termini di certezza impedisce qualsiasi possibilità di mediazione. E allora ne deriva che forse solo in questi casi, come già stato anticipato dal professor Filippi, sul meccanismo della querela, che
Prego. Ma siamo arrivati alla stessa, conclusione, la considero un momento bello ma anche grave. Dicevo, all'interno di questo discorso l'unico meccanismo nel quale posso operare è quello della querela presentata o non presentata oppure successivamente rimessa. Quindi, come vedete, siamo in un ambito piuttosto limitato, ma per chiudere, e giuro che sto chiudendo, faccio anche una osservazione. Quando si parla di responsabilità medica si fa precedere il discorso al criterio del consenso informato, cioè al principio in base al quale il paziente deve essere informato e deve accettare le terapie che gli vengono somministrate. Quando parliamo di consenso stiamo chiedendo al paziente di dire non accetto l'errore medico, cioè il comportamento colposo che è inaccettabile e come tale privo di qualunque possibilità di consenso, ma gli sto facendo presente quali nessi causali possibili, probabili o certi deriveranno dalla terapia che gli o dalla chirurgia che gli verrà somministrata. Quindi in questa definizione piuttosto compatta che sto cercando adesso di definire, sottolineo che nel consenso il paziente riceve dal medico un'informazione collegata ai nessi. Allora, se l'informazione è collegata ai nessi, è evidente che diventa importante poter gestire questi processi che portano al rischio. E in questa penultima slide, giuro, faccio riferimento a quei criteri che sono in Italia normativamente previsti da numerose disposizioni di legge, ma in particolare dalla legge 231 del 2001, che impone alle strutture, quindi alle persone giuridiche, rappresentate ovviamente da persone fisiche, di adottare modelli di organizzazione per la prevenzione del rischio. Allora, siccome in questa sede, ma anche negli altri incontri sulla mediazione ai quali ho potuto assistere, ho sentito parlare giustamente di una rivoluzione culturale senza la quale la mediazione va a cadere in un terreno assolutamente arido e incapace ad accoglierlo, una modestissima proposta che ovviamente ha il valore culturale, nessuna pretesa di assolutezza, quale può essere quella di gestire i rischi attraverso la prevalutazione dei nessi causali possibili, quelli accettabili e quelli inaccettabili, individuando quindi preventivamente questi meccanismi. A quel punto il processo conciliativo della mediazione che ne potrebbe derivare sarebbe sorretto non da una impossibile ricerca delle cause che, come ho detto, necessitano di un accertamento giudiziale, ma perlomeno da una possibile individuazione di quel difetto organizzativo collegato al mancato rispetto del modello di organizzazione che potrebbe consentire al medico e al paziente di giungere a una mediazione su un terreno condiviso. Ed è proprio per questo che nella sintesi finale sottolineo che la ricerca delle cause non può essere canalizzata in un contesto solo conciliativo, né può patire i limiti probatori tipici di una fase pregiudiziale, ma il meccanismo conciliativo non avrà alcuna possibilità di incidere se la questione medica non evolve verso una cultura del controllo e della gestione delle serie causali. Muchas gracias.